Salve a tutti i guardiani, qui Giuseppe Signorello, alias Sir Capipara che vi parla e benvenuti qui oggi in questo nuovissimo video in cui andremo a vedere alcune sottoclassi e relative abilità che Bungie ha già mostrato nel corso di questi mesi. Ovviamente non sono presenti tutte le classi, quindi di conseguenza è una sorta di guida a quelle che attualmente si sapranno. Sicuramente quando conosceremo le perche delle altre sottoclassi ve lo diremo e quindi faremo un altro video più completo. C'è da dire che il tutto è basato su una lingua inglese, quindi di conseguenza le traduzioni sono nostre, personali di The Tower, e di conseguenza potrebbero molto probabilmente non rispecchiarsi a quelle che poi saranno nella realtà a gioco ultimato. Si parte subito dal Fulminatore, la nuova sottoclasse del cacciatore ad arco, la cui super si chiama Bastone dell'Arco. Le granate ne abbiamo praticamente già viste e si suddividono in granata dispersiva, ossia una granata che si divide all'impatto in vari proiettili che inseguono il nemico, granata flusso, una granata esplosiva che infligge danni aggiuntivi quando viene attaccata al corpo del nemico, e granata fulmine, una granata che concatena fulmini sui nemici circostanti. Poi c'è l'abilità di classe, ossia la terza abilità, che sono delle schivate. Schivata del tiratore, le cui armi vengono ricaricate automaticamente quando si esegue una schivata, e schivata d'azzardo, ossia eseguire la schivata vicino ai nemici genera energia per l'abilità corpo a corpo. Dopodiché ci sono i salti che sono uguali a quelle del pistolero o quelle del cacciatore predatore nella notte di Destiny 1, quindi non c'è bisogno di riportarla ancora, non ci sarà il blink. Poi ci sono le abilità passive, che sono ad esempio la via del guerriero, che si suddivide in flusso del combattimento, le uccisioni corpo a corpo ricaricano l'abilità schivata. Percorso letale, schivare aumenta temporaneamente il raggio degli attacchi corpo a corpo. Colpo fulminante, colpire il nemico con questo potente attacco corpo a corpo genera un letale fulmine dal tuo pugno. Poi c'è la via del vento, i cui perk sono colpo disorientante, colpire il nemico con questa abilità corpo a corpo disorienta il nemico e ucciderlo ricarica immediatamente l'abilità. Riflessi fulminei, subisci meno danno durante la schivata se il bastone ad arco è attivo. Meditazione da battaglia, quando si viene danneggiato in maniera critica, il corpo a corpo e le granate si ricaricano istantaneamente. Respirazione controllata, scattare riduce il tempo di ricarica della schivata e si ha una maggiore velocità di scatto. Dopodiché si passa sempre alla super del cacciatore, però il pistolero, che quindi prenderà sempre il nome di pistola d'oro. Le granate sono le stesse che ci sono in Destiny 1. Le abilità di classe sono sempre le schivate che abbiamo visto prima, i salti idem, e poi ci sono le abilità passive, che si suddividono in via del fuorilegge, coltello esplosivo, lancio un coltello che esploderà addosso al nemico poco dopo l'impatto, se l'abilità corpo a corpo è carica. Catena del dolore, le uccisioni precise aumentano la velocità di ricarica delle armi per te e per i tuoi alleati. Bombe del cecchino, i colpi precisi generano energia per le granate. E 6 colpi. Pistola d'oro può sparare 6 colpi, ma ha una durata ridotta. Quindi, come si può notare, ha delle perk differenti. Il secondo albero delle abilità passive è praticamente trance del pistolero, entra in trance per ogni uccisione precisa, riducendo il tempo di ricarica di pistola d'oro. Giocoliere del coltello, scaglia un coltello contro il nemico quando l'energia corpo a corpo è carica, un'uccisione precisa ricarica immediatamente l'abilità. E gestore della folla, le uccisioni precise con pistola d'oro generano sfere di luce per gli alleati. Si passa quindi a Titano e alla sua super, l'assaltatore, la quale anche essa è stata rivista. Il nome sarà sempre Pugni alla Distruzione, le granate saranno quelle dell'assaltatore, che già abbiamo visto in Destiny 1, quindi granata impulsi, granata flashbang e granata fulmine. Le abilità di classe saranno le barriere, e sarà barriera torreggiante, ossia una larga barriera che può essere usata come copertura o per chiudere un'area pericolosa per breve tempo, e barricata della dunata, una piccola barriera che dopo essere stata posizionata permette di mirare sotto di essa e ricarica istantaneamente il proprio equipaggiamento quanto si è coperti. Dopodiché ci sono i salti uguali a quelli che abbiamo già visto in Destiny 1, e poi ci sono le abilità passive. Il codice del Juggernaut, che praticamente comprende la spallata caricata, i postumi, la scossa secondaria e la morte dell'atto e l'attacco aereo che abbiamo già visto in Destiny 1. Mentre il secondo albero delle abilità passive ha trasfusione, ossia le uccisioni corpo a corpo attivano istantaneamente la rigenerazione della salute. Assalto frontale, un attacco corpo a corpo potente che garantisce un incremento della stabilità alle tue armi. Testardaggine, velocità di scatto aumentata, scattare aumenta la portata del salto. Pugno della distruzione, uccidere i nemici con un pugno della distruzione estende la sua durata. E tremortire, abbassare gli scudi dei nemici incrementa la gittata del corpo a corpo. E questa qui principalmente quest'ultima è un'abilità nuova di Zeke.
Dopodiché abbiamo la Lama dell'Alba, che è la nuova sottoclasse dello stregone, la cui super si chiama Alba. Le granate saranno granata solare, granata fusione e granata dardo. Le abilità di classe saranno frattura curativa, la quale evoca una pozza di luce che continua a curare restandoci dentro, oppure frattura potenziata, evoca una pozza di luce che incrementa la potenza di attacco restandoci dentro. Dopodiché ci sono i salti uguali a quello di Destiny 1. Le abilità passive che saranno albero dell'armonia del cielo, la quale comprende tocco infuocato, un attacco corpo a corpo potente che brucia i nemici e le fa esplodere, fenice immersa, plana velocemente mentre si è a mezz'aria per rigenerare salute, e fuoco da cielo, quando Alba è attiva, planare causa un'esplosione quando si atterra, angelo caduto mentre si è in aria aumenta l'acquisizione del bersaglio e le uccisioni precise aumentano la durata dell'effetto. Dopodiché c'è il secondo albero delle abilità passive, il quale comprende fuoco selvaggio, ingaggio i tuoi nemici a mezz'aria mentre spari con le armi e lanci granate. Nato dal fuoco, un potente attacco corpo a corpo che danneggia i nemici e nel frattempo incrementa i tuoi movimenti e la velocità di ricarica, scomparsa fiammeggiante, schiva mentre sei a mezz'aria, e fiamme eterne. Uccidere i nemici con Alba ne aumenta la durata. E questo, ragazzi, al momento è tutto per quanto riguarda le sottoclassi. Sicuramente ne vedremo altre nel corso di questi mai pochi mesi che mancano, poche settimane già si possono anche contare. Noi speriamo che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto invitiamo a lasciare un bel feedback e noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao ciao!